Buongiorno bellezze, oggi la micropittura è dedicata all'ultimo giorno dell'anno. Per prima cosa con il nostro solito color carne un pochino più chiaro andiamo a creare la prima figura sul dito medio, quindi il solito cerchiolino per la testa, scendiamo a triangolo rovesciato e un altro triangolo per il corpo. Creiamo successivamente sempre con lo stesso colore, sempre col pennellino liner, una figura vicino di fronte a questa, sempre allo stesso modo, e il braccio della donna che lo cinge. A questo punto, attorno a queste due figure principali, quindi sul lato destro, sinistro e due teste anche sulla parte alta, creiamo altri personaggi, sempre allo stesso modo, sempre con lo stesso colore, utilizzando il pennellino striping. Passiamo agli indici, ricreiamo un'altra figura che poi successivamente vedremo è vista di profilo, un'altra donna, sempre con lo stesso colore e sempre col pennellino liner. E alle spalle o comunque di fianco una figura un po' più alta che sarà la parte maschile del piccolo quadretto. Col pennellino striping e il marrone molto ben diluito andiamo a creare una linea verticale e una orizzontale che si incrocia con le due figure, che sarà la finestra. Anulari con lo striping e il nero ben diluito, creo la sagoma di due figure viste dal dietro, quindi due tondi che si incontrano e i corpi. Sempre con lo striping e il bianco molto ben diluito, creiamo un puntino e cominciamo a dare la forma ai nostri fuochi d'artificio. Quindi creiamo prima una croce e poi cominciamo a creare i raggi laterali e successivamente quelli un pochino più lunghi. Per Sempre con lo striping, appoggiamo il pennello e rilasciamo per i due fuocherelli che devono ancora esplodere e creiamo un insieme di puntini a lato del fuoco più grande. Sui mignoli creiamo con il nero e il pennello liner tanti rettangoli che rappresentano poi la città, dei rettangolini con il giallo e poi il fuoco d'artificio come abbiamo fatto per gli anulari. A questo punto andiamo a colorare, a cominciare a colorare le figure sul dito medio, quindi cominciamo a dare una forma al vestito della signora con il rosso, con lo striping il nero molto ben diluito creiamo i capelli e sempre con il nero i capelli e il vestito dell'uomo. Allo stesso modo creiamo con i colori che più ci piacciono, dando un senso a tutto l'insieme, i vestiti delle altre persone. Io ho utilizzato il verde piuttosto che il lilla chiaro e ho cercato di alternare il colore dei capelli. Con il liner e tre colori abbastanza vivaci creiamo i palloncini sulla parte alta dell'unghia, come vedete in foto. Passiamo alle due figure che guardano dalla finestra, anche qua abbiamo fatto per queste, cominciamo a creare i capelli, i vestiti di entrambe le figure, la piccola città, i fuochi e il bicchiere tra le mani della donna. Completiamo anulare e mignolino andando a colorare con dei puntini concentrici col giallo e l'arancione i fuochi d'artificio, sia quindi sull'anulare che sul mignolino. Dare più risalto ai fuochi. Successivamente applicheremo dei piccoli glitterini per dare più luminosità. Sui pollici creiamo il collo della bottiglia col tappo e l'esplosione e andiamo a coprire tutto il resto dell'unghia appunto con i glitter dorati. Glitter argentati su anulare, mignolino e un pochino anche sul design centrale.
una passata di top coat brillante e questo è il risultato. Io vi auguro veramente un bellissimo Capodanno. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao ciao!